Eccoci praticamente di ritorno da Picinisco. Già. Lorenzo Giovannetti. Arnaldo Maggiore Vergano. Abbiamo fatto 5 formaggi con 5 diversi abbinamenti. Il Glenmore, questa è la nuova release di Wilson & Morgan, 46 gradi. Marsala Finici, se non mi ricordo male, abbinato con Marzolina. Chi ha fatto l'abbinamento? Io. Vincente, bravo. Bravo, un gran bel abbinamento. Devo dire che tutti e 5 formaggi con tutti e 5 i whisky erano spettacolari. Sì, poi diciamo, grande Loreto. Grande Loreto, lo salutiamo, Loreto Pacici. Ciao, io Loreto. Spero un giorno di averlo qui con noi seduto, dove possiamo. E lo facciamo ubriacare. Lo facciamo ubriacare, lui ci farà assaggiare dei formaggi spettacolari. Beh, due parole sulla Marzolina, sì. Questo formaggio antichissimo, perché l'hanno cominciato a produrre già intorno al 1400. Marzolina perché veniva prodotta a marzo. Il paese d'origine, cioè la regione d'origine, è la Toscana, e in quel suo stesso periodo c'era un altro formaggio che prendeva piede, prodotto invece in Emilia, che era il parmigiano, che però si chiamava, non lo sai, Maggengo, perché viene prodotta a maggio. Perché questi due formaggi, Marzolina e Parmigiano, sono in realtà dei formaggi antichissimi, prodotti già 600 anni fa. E già in competizione tempo. E già in competizione da allora. Il Parmigiano, diciamo, ha vinto tantissimo. La Marzolina per un periodo era difficile trovarla, non c'era quasi, non si produceva più, fino a che gli ultimi periodi hanno invece cominciato a riprodurla, magari. Beh, anche i profili presidi sullo food. Certo, infatti. Hanno cercato di tornare sulle vecchie ricette, le vecchie cose, e Loreto è un personaggio, devo dire. Io l'abbinamento con la Marzolina, insieme a questo Wilson & Morgan, Glenmore e Marsala Finishing, l'ho fatto per diciamo cercare di legare un po' l'aspetto vinoso del whisky con l'aspetto un po' salato della saporito della masapito della Marzolina. Poi alla fine io, Arnaldo dice che sono stato bravo, io non avevo assaggiato i whisky, né probabilmente assaggiato mai i formaggi. Era qualcosa, l'avevamo assaggiato. Sì, qualcosina, però insomma, diciamo che sono andati fortunatamente bene. Oltretutto gli ultimi due, se uno scambiava di whisky, comunque andavano bene. Anzi, adesso voglio dire tutta la verità, probabilmente se scambiavamo whisky e formaggi col terzo, forse il quarto, sarebbe quinto, un punto in più. L'altro della Glenmore la conosciamo, di distilleria abbiamo già parlato. La Glenmore i magazzini di, ci tengo a dirla questa cosa, ridirla, i magazzini di stoccaggio della Glenmore sono terra battuta e torba, per cui non cemento, niente di tutto questo. Andiamo a sentire che ci dice. Ah, ovviamente, non so se l'hai già detto, sono tutte bottiglie numerate queste, perché sì. Essendo una selezione privata di Wilson & Morgan. Quante sono le bottiglie? Vediamo un po' dietro. No, dovrebbe essere scritto da qualche parte. Qua. E chi ci legge è fortunato. Sì. Non è questa la... 580 bottiglie, questo sarà uno small batch, forse. No, forse Wilson & Morgan 290 dovrebbe essere questo. Questo è il codice loro. Ok. Va bene, le bottiglie non le vediamo, però... Potrebbe essere, però c'è un numero dietro, non lo so. Comunque, o è un single cask o è uno small batch, insomma. Qui noi leggiamo 5893 cask 4-5, quindi dovrebbero essere tre botti, la 5893, 94 e 95. Credo quindi sia uno small batch, saranno portate a 46 gradi, 800 botti, forse di più. Non ne ho idea. Bottiglie, non tantissime. Ci manca di scegliere una botte, però. Sì, probabilmente lo faremo, perché è una cosa che mi va proprio di fare. Senti, intanto l'odore me lo ricordavo buono, è ancora molto fresco, molto agrumi, molto limone candito. Sì. Quasi dà anche, diciamo, questo aspetto erbaceo, floreale, rimane, diciamo, la Glenmore comunque lavora sempre su dei gusti molto delicati. Si fanno usare, 46 gradi sono tenuti benissimo. Sì. In fondo un pochino arrivano, però vediamo che ci dice.
banana molto matura. Allora, ingoiando i 46 gradi arrivano, sì, in gola, però scompaiono velocemente e ti lascia questa sensazione, sì, di dolce, di pepato, di frutta, pepe, di fiori, sì, un po' di pepe, sì, sì, un po' leggermente speziato, leggermente però, speziato, però la sensazione anche dolce della vaniglia, caramella, caramello, sì, sì, sì. Buono, molto 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 buono, sì, è un whisky che ci è piaciuto. La sensazione vinosa del Marsala in realtà, allora un po' si sente, ma sì, è ben nascosta, tenuto, è nascosto molto bene, sì, il perché... Marsala è pericoloso come finisce, sì, stavo dicendo io questa cosa. Vai. No, vai Arnaldo, vuoi parlare solo tu. Uffa. Marsala è pericoloso, quando comprate un finishing Marsala, se potete prima assaggiarlo, sì, è meglio. Vediamo se con due gocce d'acqua cambia, sì, qualcosa. Allora, il naso rimane lineare, però ha perso un po' di, sì, potenza di profumo. Sì, però ti dirò, appena messo l'acqua mi ha dato una sensazione quasi di magazzino terroso. No, probabilmente è anche un po' soggezionato, però ho avuto come se ci fosse stato un taglio netto di tutti quei sentori dolci, ma è stato solo un attimo, una cosa, veramente un attimo. Però ho avuto questa sensazione qui, quasi fosse diventato... terroso, turbato, no, però un po' terroso, ma non nella, in aspetto, cioè, negativo, in aspetto negativo, cioè. Certo. Allora, l'alcol ora puoi arrivare anche in, possiamo arrivare anche in fondo e rimane. Beh, anche con l'acqua andiamo a vedere in bocca che ci dice. All'olfattivo mi sta, sì, 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 piacendo molto, forse un po' meno strong come gusti. Buono. È molto più bevibile, sì, resta molto molto buono, sì, quasi esce un po' più di spezia, sì, con più nota di noce moscata, e ti dico che più grasso con l'acqua, sì, sembra più grasso, più grasso, sì, più oleoso, scivolano i denti, sì, e in modo veramente, sì, veramente interessante, sì, molto interessante. Vi dirò, io lo preferisco con due goccette d'acqua. Io lo preferisco, beh, mi piacciono tutti, sì, due bevute diverse da, sì, bere, da assaggiare in tutti e due i modi. Mi piacciono in tutti e due i modi, guarda, non, sì, ne faccio, sì, sì, una differenza, no, me lo dai con l'acqua, lo bevo con l'acqua, me lo dai senza acqua, lo bevo senza acqua. Senza acqua è molto buono, sì, sì, con, sì, due goccette, sì, d'acqua si tranquillizza in certe situazioni, e se non siete abituati all'alcol, alla bottarella d'alcol, diventa un whisky, sì, molto più facile da bere. Beh, una cosa che ha, secondo me, di molto bello e buono questo whisky è che infilandoci il naso dentro staresti mezz'ore ad annusarlo, per cui quando una cosa, sì, poi, sì, noi è buona, quando il whisky appaga lì all'olfattivo, spesso è proprio perché ti piace tanto, insomma, sì, buono, molto buono. Ringraziamo Marina del Puppo, ringraziamo sempre Marina del Puppo, Rossi e Rossi, che ci hanno permesso l'evento, sì, a Picinisco. Sì. Ringraziamo Loreto Pacitti, che ci ha permesso con la sua casa Lawrence, questo posto, sì, vi, sì, invito, sì, di andarlo a vedere su internet, magari se vi capita andate a visitarlo, perché è un posto fuori dal tempo, veramente una cosa fuori dal tempo. Il posto è un po' lontano, ma se cercate i suoi formaggi li trovate, sì, al mercato di San Teodoro al Circo Massimo. Sì. Lui, sì, è lì più o meno i sabati, sabato mattina. C'è un erborinato, sì, ragazzi, dai applausi. Sì, veramente. Molto buono. Da abbinare con... Non ve lo dico. Non ve lo diciamo, perché ci sarà la puntata di abbinamento con l'erborinato. Comunque iscrivetevi. È campanella, vero. Pollicione. Giusto, bravo. Vedi che il ragazzo ha studiato. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Gunslinger, Deathbringer, in your black.